Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Hacker Simulator, un gioco sviluppato da una software house della Croazia, se non sbaglio, ma il suo capo sviluppatore ha origini italiane, almeno da quanto mi ha detto. È un gioco che mi ricorda, così per la tematica, un gioco che ho giocato anni e anni fa che si chiamava Uplink, c'è ancora in giro volendo. Il gioco è uscito il 20 di ottobre e costa 19,99. Lo andiamo a provare, soprattutto perché voglio provarlo dall'inizio, perché l'ho iniziato però poi ho detto no, voglio farci un video, voglio vedere se effettivamente il gioco è giocabile anche per chi magari come me non se ne intende di hacking o ha una conoscenza delle reti base, insomma, cioè qualcosina so fare però di questo tipo di lavori no. E il gioco è molto interessante perché ci si muove all'interno di un ambiente 3D, come fosse un simulatore di vita. Poi si accede al computer e lì si digita tutto. Questo è l'inizio. Questa è la nostra casa. Ci svegliamo la mattina e andiamo al nostro computer, un po' come un Neo in Matrix. Andiamo a vedere. Il gioco ha comunque delle ottime recensioni al momento su Steam. E possiamo accedere al computer col tasto F e invece andando con Help possiamo avere aiuto per quanto riguarda le varie cose che ci troviamo di fronte nel gioco. Qua abbiamo una cosa non utilizzabile, un bel quadro e la vista della nostra scala antincendio con questa così malinconica via illuminata dai lampioni di notte con l'insegna che ci illumina parte dell'interno. Qua abbiamo il nostro computer dove abbiamo una chiamata in arrivo. Quanto lungo stavi dormendo? Sto provando a chiamarti da almeno 2 ore. Comunque, iniziamo. La prima cosa che abbiamo bisogno è un nuovo wifi network e devi prenderne uno, devi caricarne uno. Ti chiamerò quando hai fatto. Ok. Open the browser software. Ok. Allora, la possiamo aprire da un'icona che non c'è, oppure a lato, eccola qua. E qui visit the Baxter website. Quindi wow, si muove anche la finestra, figo. Ok, tutti i tool di cui tu avrai bisogno sono presenti sul Baxter. Assicurati di visitarlo costantemente. Allora, non costano nulla layer crack, layer dump e layer play, quindi li acquistiamo tutti. Sono gratuiti. 3 tool sono richiesti in ordine per craccare un network wifi. Aerodump fa la lista delle reti wifi e il loro BSSID. AirRaplay manda pacchetti di deautenticazione per catturare la chiave. Ok, e poi aircrack per ottenere la password. Stando connesso allo stesso wifi per troppo tempo, risulterà appunto l'arrivo della polizia, conducendo a una perdita di reputazione. Puoi controllare il prossimo wifi dal detection level se il tuo wifi è connesso. Ok. Nota che questa sarà attivo solo. Ah, ok, questo detection, questo livello di diciamo rilevamento sarà attivo dalla reputazione di livello 2. Nota che le wifi di più alta sicurezza ti permetteranno di star connesso per più lungo tempo. Ok, quindi open the terminal software. Eccolo qua. Sì, non ci sono le icone, si scrive qua. C'è proprio la componente testuale. Molti dei nostri lavori vengono fatti dai tools. Per usare questi tool hai bisogno del tuo computer, devi andare sul terminale, alcuni comandi richiedono parametri in ordine per lavorare correttamente. Questo è un esempio. E replay e poi il nome della rete. Ok, puoi scrivere il comando seguito dal parametro senza le parentesi, tipo replay e poi ok. Dobbiamo lanciare prima aerodump, quindi aerodump. Ok, qua abbiamo 2 reti.
La prima rete si chiama I Hate My Neighbors, cioè io odio i miei vicini, e avevo fatto una roba così anch'io anni fa, l'avevo chiamata No Scrocconi perché ci avevo beccato qualche vicino collegato in un condominio. E lancia un attacco al wifi, quindi dice di... dobbiamo fare I replay e poi non si può fare un copia e incolla. Ctrl C, Ctrl E, funziona, fantastico. No, perché no? Ah, il nome della SSD, ok. SSD. Quindi faccio questa. Già che ti chiami così, io ti copio il nome della rete. Copia, incolla, ok. Unknown command. Allora, non capisco. Allora, I reply. Eh no, I reply. Ah, no. No, infatti. Allora, scusa, fammi vedere. Qual è il problema? Ho messo questo, l'ho copiato giusto. I hate my neighbor, se è la mia rete, sono un pirla, io ok. Allora ci connettiamo all'alta, vediamo. Essere precisi, tac, vai. Si sta connettendo, attendi che il tool catturi il landshake file. Sono usati per caricare le reti wifi, ok, don't try this at home. Sta mandando un deautorizzazione... che poi non me ne intendo, insomma, però... vediamo. Successo. Hanno salvato questo file nella mia cartella di Handshake. Ok. Cracca usando l'aircrack, quindi sarà da digitare aircrack. E poi il file che è questo, quindi c'è il nome, questo qua è un indirizzo fisico, diciamo, della rete, quindi probabilmente non so, una sorta di seriale della scheda di rete, del router, insomma, che emette questo wifi. E queste chiavi, diciamo, di deautorizzazione sono state salvate in un file, quindi noi dobbiamo digitare aircrack e quello, ok. Ne sta testando diverse migliaia, un tot di consumo di banda. Ok, finora devo dire, per non saperne leggere né scrivere, il gioco è ampiamente comprensibile, anche perché il tutorial è davvero ben fatto. Connettiti usando la password craccata. La password craccata è in aircrack result, nei risultati di aircrack, vicino a kfound. Suggerimento, clicca sul wifi icon. Ah, ok, infatti mi chiedevo, ma si fa prima così? Cioè, piuttosto che mi sembrava assurdo. Ok, dobbiamo entrare. Scusate, devo copiare la password. Kfound è questa qua. Dovrebbe essere, sì. Quindi, compare anche il menu. Io usavo Ctrl C, Ctrl V. Fantastico. Posso incollarla? Past. Ok, mi sta chiamando. Prima. Mi sento, so come ci si sente quando si cracca il primo vicino. Ora sei connesso a un wifi network, le tue tracce sono andate. Ricordati che regolarmente di switchare regolarmente tra wifi è molto importante. Più a lungo stai connesso a un wifi, maggiori sono le chance che tu venga arrestato dalla polizia. Nota che il wifi... ok, questa, vabbè, adesso ve lo dico dopo. Hai il primo contatto, vai nello store. Allora, quello che dicevano su questa cosa è che qualcuno ha usato dire nelle recensioni che è impossibile che un router si cancelli le tue tracce nel momento in cui esci. Però ragazzi, è un gioco. Giusto così per la cronaca. Allora, andiamo sul backstore di nuovo. Abbiamo da comprare Nmap. Allora, la cosa che non mi torna, e magari mi sfugge qualcosa a livello hardware, cioè se io sono in casa le reti wifi che prendo sono quelle, magari ho un'antenna, un qualcosa che fa...
In questo mondo, me lo spiega, il tuo super RGB computer non è abbastanza. È perché ho preso te, ti ho preso un server. Ah, ok. Ogni contratto può essere diverso, ha bisogno di un po' di spazio sul tuo computer prima di fare qualsiasi cosa. Per ora trasferisci al server i tool che hai acquistato durante la chiamata precedente. Ok, open the server Zilla Software. Questo è FileZilla. Il tuo storage sul computer è limitato, puoi usare server Zilla in ogni momento per trasferire i file al tuo server personale. Questo nostro datore di lavoro è inquietante. Allora, quello ci potrei anche guardare, ma voglio vedere cosa c'è scritto. Trasferisci i tuoi tool al server. Clicca su una cartella nella sezione in alto. Per vedere il contenuto, ok, clicca sul file, selezionarlo e clicca per trasferirlo. Ok, quindi devo trasferire. Guardate quanta roba c'è dentro. Devo trasferire i tool Iredump, Ireplay e Aircrack, quindi tool. Posso selezionarne più di uno? No, quindi Aircrack, Ireplay e Iredump. Ok. Ora che sei equipaggiato, è tempo di onorare il contratto. Ti ho mandato su Discord l'IP address che tu stai per hackerare, seguito da OK. Quando hai finito, mandami un file su Discord. È esattamente come Uplink, però moderno. Carino, davvero. Allora, abbiamo anche Discord. Iscrivetevi comunque, unitevi al canale Discord. Che comunque ho degli amici che pubblicano ogni tanto qualche novità riguardo magari giochi gratis che mettono su Epic Store e roba del genere. Io purtroppo sono poco presente, ma vedrò dei rimediari in futuro. Apri il Discord software. Allora, tutte le comunicazioni sono fatte attraverso Discord. Puoi consultare le richieste dei tuoi clienti e validare i contatti in corso. Ok, qui è la chat. Override. Ok. Per essere in grado di infiltrarti in una rete hai bisogno di sapere le sue vulnerabilità. Per fare questo userai Nmap Tool sull'IP address del tuo network che vuoi scansionare. Ok, allora fammi copiare questo indirizzo qui. Poi avviamo. Vabbè, questi programmi qui mi dice che non li ho perché devo comprarli, ma in realtà li ho sul server, quindi vabbè. Comunque, devo avviare Nmap. Quindi avviamo questo, Nmap, e poi l'indirizzo IP. Sta mappando. Allora, mi ha dato un risultato. Dice visita il KidsDB website, ma perché dici di visitare questo sito? Allora, vediamo cosa ha scansionato. Ha mappato questo IP, l'host è online, la porta vulnerabile è questa perché è aperta. State molto attenti alle porte. E boh, andiamo a vedere perché mi dice questo. KidsDB. Quando un network espone un servizio su internet, è anche esposto alle sue vulnerabilità. Gli exploit sono sviluppati per prendere vantaggio di queste vulnerabilità, permettendo vari vantaggi come un accesso remoto, ad esempio. Utilizzare una vulnerabilità hai bisogno di sapere il servizio e la versione del servizio, insomma. Per scaricare il corrispondente exploit, inserisci il suo nome nel terminale. Ma io che ne so. Allora, vediamo un suggerimento, così questo diventa già un po' più complicato, però vediamo se è accessibile. Scarica l'exploit corrispondente al servizio e la versione messa nel tuo scan. Abbiamo l'SMB come servizio. Per SMB con 1.0.0 hai bisogno di scaricare SMB Eternal 100.
Vabbè, proviamo. SMB, scrivo qui. No, non posso cercare qua. SMB Eternal. Ah, 1.1.0.0. Devo scaricare. Si chiama, ben detto, 1.0.0. Ah, ok. È riassunto senza punti, ovviamente. Quindi, SMB, questo, download. Ok, l'abbiamo scaricato. Non me l'ha scaricato? Sì, scaricato. Ma ce l'ho sul desktop. Sì, scaricato, ho scaricato. Quindi? Poi, il servizio richiede... SMB Eternal to Explore. Ok, l'ho fatto, ma adesso? Fammi rivedere, perché magari ho sbagliato, però... No, ho scaricato. Vediamo un po'. No. Sì, perché in pratica dice se fosse un servizio HTTP dovrei scaricare l'altro. Invece ho scaricato quello lì. E mo? Che devo fare? Ho scaricato quello. Ho aperto un altro terminale. La porta era 45. Ma non capisco. SMB 100 è lui. Sicuramente ne scarico un altro. No, più che altro non so cosa farne dopo. Va bene. Proviamo a digitarlo. SMB Eternal 100. Ah, ok. Allora, usiamo questo sull'IP che abbiamo detto 145.50.157.51, via. Ok, semplice. Sono arrivato così a intuito. Però da soddisfazione, Ecco, la cosa che dava Uplink, che penso darà anche questa, è il fatto di dare, sentirsi lì magari in una stanza buia, digitare queste cose... Far male a nessuno, ovviamente. Allora, inizio reverse handler, general payload, send stage, incorrect explorer version. Ah, 1.1.0, sono un coglione. 1.1.0 era questa. È per quello che non andava avanti il tutorial. Infatti, ho usato anche la versione sbagliata. Va bene, puoi vedere l'inventario del tuo computer usando il comando ls. Ok, vediamo. Sì, ma tanto ho già capito comunque. LS. Eccolo qua. Sì, che è quello che vedevamo anche su FileZilla, lì come si chiama. Infiltrati nel target. Sì, vabbè, questo ci eravamo già arrivati, perché comunque andiamo a prendere l'IP. Poi ci digitiamo davanti SMB Eternal 110 tag e vediamo, dovremmo farcela. Sta mandando, ok, perfetto. Una volta che l'Explorer è usato su un servizio vulnerabile, sarà direttamente connesso alla macchina che hosta quel servizio. Per cercare il contenuto usa l'ls command. Che file devo prendergli? Devo andare a vedere se mi dà first contact. Ok. Mo siamo connessi alla macchina, quindi ls last contact. Ok, vediamo un po', qua dice che il primo contatto, il file primo contatto va trovato, ls folder name nel terminale mostra, ok, vediamo ls payment, ci dice drain telephone, ok, ls... King, vediamo cosa c'è dentro. Tardy, disagree,
LS Decision. Ci adopt first contact, eccolo lì. Download il file, scarica il file, digita cartella py slash file. Allora, ah ok, get, vediamo un po' dove era, get decision slash first contact. Ok, stiamo scaricando il file. Sembra è fighissimo. Poi adesso purtroppo ho una luce, l'alba che sta arrivando qua alle mie spalle, e quindi non crea l'atmosfera, ma giocarlo di sera al buio deve essere fighissimo. Ma lo trovo anche piuttosto comprensibile, perché comunque adesso il gioco ci sta insegnando le basi. Una volta che le avremo, sembrano già abbastanza chiare, poi c'è il menu help che comunque ci ricorda, avremo i tempi, avremo i timer, quelli che iniziano magari a bippare per dirci stai per essere beccato, stacca, stacca, stacca. Quando scarichi un file è creato sul tuo computer e rinominato network IP address file type. Ok, in questo tutorial il file non è rinominato e rimane first contact. Normalmente invece ci resta l'IP da cui l'abbiamo scaricato e il tipo di file. Ok, quindi dov'è? Disconnettiti dal network usando disconnect. Ok, ma dal file cliccando su il tasto più su Discord, qui è ormai no. File name, ma mi piacerebbe vedere però FileZilla forse, no perché lo so che devo digitare first contact, ma a me piace sempre capire le cose e voglio capire dove me l'ha messo sto file, perché LS si chiama first contact. Boh, io provo a scriverlo first contact. Ah, mi fa la ricerca lui. Ok, ho aumentato la reputazione, ho guadagnato dei shellcoin e ho completato il contratto. Mi sta arrivando una chiamata. Congratulazioni, hai appena creato il tuo primo network. Come ti senti? Non è male, eh. Ora stiamo parlando di cose reali, non alcuni video, film o videogiochi, insomma. Il network che hai appena creato e non ho letto in tempo, ma vabbè. Oh, ti ho mandato un pacchetto in strada, prendilo e portalo nell'appartamento per me. Non chiedermi niente. Ok, figata, perché devo uscire dal computer. F leave computer, devo uscire. Qua c'è qualcosa, vedete che è bloccato e non si può accedere. Vai giù in strada, vediamo, perché questa è una cosa un po' particolare, perché mi ha lasciato un pacchetto. Beh, poi graficamente è carino, eh. Eccolo qua il pacchetto, però voglio dare un'occhiata se si può accedere ad altro, non credo. Però ci facciamo anche due passi, ci guardiamo in giro, siamo sul retro dell'edificio, prendiamo sto pacchetto. Rispondi alla chiamata. Sì, fammi tornare di sopra però. Vediamo cosa c'è nel pacchetto. Allora. Sei pronto? Fa da solo. Ho parlato ad alcune persone, ti manderanno un messaggio. Ok. Buona fortuna, Hackerman. Ok. C'è... Qui c'è molto da ricordare. Ma non preoccuparti, puoi fare riferimento, come vi dicevo, alla help section nel menu di pausa. Puoi anche trovare la lista di comandi digitando help nel terminale. Perfetto. Durante la tua investigazione scoprirai molti tipi di file di testo che contengono il loro contenuto per essere mostrato usando il cat command. E qui ci sono alcuni differenti contenuti. Praticamente puoi trovare indirizzi, numeri di telefono, social security number, numeri di sicurezza sociale. Ok, ci spiega anche il formato in cui è scritto, o licenze di guida, patenti.
Ah, ok. Bene. E quindi completa i primi due contratti. Ok, su Discord magari mi hanno mandato sì altri due contratti. Voglio capire, voglio dare un'occhiata ancora a una cosa. Qua vedete che c'è questo, sbloccato con riscatto gruppo. Ok, perché poi andremo magari ad aggiungere nuove cose alla casa. Il gioco è senz'altro intrigantissimo, costa 20 euro, rivale. Ma se volete sentirvi degli hacker, secondo me sì, perché è figo. Uplink mi aveva preso tantissimo. Qui c'è anche una minima componente grafica e comunque il gioco verrà portato avanti, quindi potrebbe avere. È un problema non saper programmare? No, perché non so programmare, non so hackerare, cioè qualcosina so fare su command, insomma, sul terminale. Però non è che sia una cima. Ed è comprensibile, sì. Poi, ovvio, se non ve ne frega niente dell'hacking, se non provate soddisfazione a digitare i comandi nella console, simulare questo computer finto dove andate, vi scaricate le varie cose, accedete ai vari siti, il gioco non fa per voi. Però, secondo me è tanta roba. Assolutamente sì. Quindi, voglio tornare alla mia rete, ma la mia rete non... Vabbè, sono connesso a quella di sto tizio. Comunque, dovrò fare spazio ancora, mi sa. Perché lo spazio qua viene determinato con questo numero qui, credo, forse, di cose. Non credo di poter aggiungere, di poter avviare dei tool, quindi dovrò riscaricarmeli nuovamente sul computer. Me li rimette poi lui nella cartella giusta, quindi non c'è un vero file manager. Però vedete che questo è lo spazio sul computer, quindi bisogna liberare spazio poi per eventualmente salvare le cose. Il gioco ce l'ha fatto fare solo a scopo di tutorial. Bene, ragazzi, questo era Hacker Simulator. Giusto per la precisione, vorrei dare il nome esatto dello sviluppatore e che ringrazio, e sono i Save All Studio. 19,99, uscito, ripeto, il 20 di ottobre, ed è già stato comunque iper aggiornato. Il gioco non risulta in early access, quindi è già giocabile, verrà portato avanti, occupa circa una decina di giga ma in realtà sono tre da scaricare. Quindi, ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo titolo e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao!